Questo video è in collaborazione con Grande Inverno e Fantasia Store, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con i network Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Mondi in collisione, un'espansione davvero unica nel gioco, dato che ha visto la comparsa della Federazione Stellare, che abbiamo già trattato in un precedente video, che vi lascerò in descrizione, e della maestosa ed antichissima casata sauriana. Sarà proprio quest'ultima, infatti, ad aprirci le porte delle sue città-stato in questo penultimo appuntamento della rubrica Le Casate del Crogiolo. Prima di iniziare, volevo avvisare ancora una volta a tutti i nuovi forgiatori che il 2 e 3 gennaio si svolgerà il torneo gratuito dedicato solo a loro, chiamato Master the Theory, in collaborazione con gli Autocannons, il team Ce la faremo, il food and drink di Matteo Pirisi e Dammat, che mi accompagnerà in camera di commento durante lo streaming dell'evento, e che coinvolgerà i veterani della Forgia che metteranno la loro esperienza al servizio di chi ha iniziato a girare le chiavi di recente. In descrizione vi lascerò il link al post che personalmente ho pubblicato, dove ci saranno gli orari, i termini di partecipazione e tutte le istruzioni dettagliate per iscriversi. Tornando a noi, prepariamoci a varcare i pesanti portoni aperti dai soldati di guardia ed entriamo nel giurassico mondo della Repubblica Sauriana. Andiamo a dargli un'occhiata. Sauriani. Sostenere che Saurus Rex governi il popolo sauriano è fuorviante. Essa è semplicemente primus inter pares, prima tra eguali nel senato sauriano, cosa che la rende comunque una delle figure più potenti e importanti tra i sauriani. La Repubblica Sauriana è un impero vecchio di milioni di anni e probabilmente la più antica cultura presente sul Crogiolo. Sebbene sia ascesa e caduta più volte nel corso della sua lunga storia, essa è sopravvissuta e ha prosperato da un'epoca all'altra. Ora le città-stato della Repubblica Sauriana convivono con gli altri popoli del Crogiolo, i quali rappresentano un fulgido esempio di ciò che il partito politico dell'egemonia definisce essere inferiori, in altre parole, stranieri. Tra gli egemonici c'è chi sostiene che la Repubblica sia in declino. Altri, come gli isolazionisti, sostengono invece che abbia semplicemente superato la sua fase bellicosa ed espansionistica. Essa mantiene comunque un grande potere. I sauriani hanno resistito all'aggressione marziana di Nova Hellas e hanno bloccato 3 diverse crociate dei Sanctum. Tuttavia, la loro voglia di espandersi ulteriormente e acquisire ancora più potere è terminata con la sconfitta dei barbari smilodonti. Società. Le tribù della Repubblica Sauriana, inclusi i Longusauri, i Carnisauri, i Cornifaciem, i Loricadonti, gli Erbisauri, i Volatusauri e i Marinusauri, traggono il loro lignaggio dai dinosauri portati sul Crogiolo 65 milioni di anni fa. Non è facile descrivere fisicamente i sauriani, anche in maniera sommaria, ma è possibile senz'altro affermare che molte femmine tendono a essere più grandi dei maschi, mentre questi ultimi, al contrario, risultano essere più colorati. Sebbene non vi siano differenze significative tra le tribù e all'interno di esse, i sauriani sono essenzialmente creature enormi e forti fisicamente per gli standard degli altri esseri intelligenti del Crogiolo. Anche i giganti Brobnar ci penserebbero due volte prima di sfidare un longosauro in un combattimento fisico. Più che della dimensione, comunque, i sauriani si vantano del proprio intelletto e di essere le menti filosofiche più avanzate del Crogiolo. I loro dibattiti al Senato sono leggendari per durata e per la forza, la passione e la perspicacia delle loro tesi. Tecnologia. La tecnologia sauriana è così avanzata che molte civiltà poco sviluppate pensano sia frutto di magia. Ogni artefatto è costruito per essere una perfetta armonia tra forma e sostanza, tra avanzata tecnologia e design legato alla tradizione. Le lance e gli scudi dei loro guerrieri sono più potenti di qualsiasi proiettile o pistola a raggi,
Persino i loro animali da soma dimostrano la superiorità della tecnologia sauriana. I sauriani controllano il loro comportamento attraverso delle briglie tecnologicamente avanzate e potenziano le bestie attraverso la manipolazione genetica. Arconti. Anche gli arconti fanno parte della società dei sauriani, in un modo quasi inimmaginabile del crogiolo. Ad essi, infatti, è stato garantito il permesso di partecipare agli incontri del Senato per consuetudine, dove si spera possano trarre benefici dalla grande saggezza ivi mostrata. Gli arconti, particolarmente saggi ed eruditi, sono i benvenuti nelle accademie dei sauriani, e nella storia della Repubblica Sauriana vi sono stati anche casi di arconti che hanno assunto l'incarico di governatori di una città-stato. In tutti i milioni di anni di presenza sul crogiolo, i dinosauri hanno evoluto non solo loro stessi, ma anche una società in grado di creare un gruppo unito pronto a rispondere alle offese derivanti dai propri vicini presenti sul pianeta al centro dell'universo. Da questa analisi, tuttavia, possiamo comprendere delle ulteriori notizie che potranno essere utili allo svolgimento di diverse vicende accadute nel passato, come ad esempio la loro sconfitta nella guerra contro i barbari smilodonti, contro i marziani a Nova Hellas, vi lascerò il link in descrizione per recuperare la lore di Casata Marte, o da cosa è scaturita la triplice crociata che i Sanctum volevano condurre, e nei confronti di chi? Sicuramente ancora conosciamo poco, nonostante diversi racconti e speculazioni siano state pubblicate e confermate, quindi quello che posso immaginare è aspettarci molte più narrazioni che andranno a mettere sotto la lente d'ingrandimento queste vicende, che ancora sono avvolte totalmente dal mistero. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi ai canali che sono comparsi in sovrimpressione per seguire in maniera attiva ogni contenuto e per sostenere la community. In più, in descrizione troverete la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazione di massa, e se durante una partita vi verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti, per ogni carta ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.